Ludica 2012. Sono in compagnia di Luca Panzieri, titolare della società Cosmovix. Cosa presentate voi qui in fiera e qual è la vostra attività principale? Allora, la nostra attività principale è quella riferita all'intrattenimento a 360 gradi per bambini e adulti a tema di film, fumetti, cartoni animati. Diciamo sono le tematiche particolari della nostra attività. Noi siamo un'agenzia di coordinamento cosplayer, quindi chiamiamo i cosplayer che hanno i costumi fatti ovviamente non a scopo di lucro, per pura passione, noi li coordiniamo e andiamo a creare così uno spettacolo vero e proprio da presentare all'interno delle manifestazioni e degli eventi. Dunque quello che abbiamo appena visto si trattava di? Quello che avete appena visto si trattava di una scuola, diciamo, di spada laser che abbiamo organizzato in collaborazione con le due più importanti associazioni culturali di fan di Star Wars, quindi la 501esima Italica Garrison e la Rebel Legion. I ragazzi si sono resi disponibili come figuranti, come partecipanti proprio per questa scuola di spada laser. Abbiamo raccolto tutti quanti i bambini che erano in fiera, li abbiamo forniti di spada laser di gomma e abbiamo creato proprio una scuola. I bambini hanno imparato alcune tecniche e poi per creare lo spettacolo interattivo sono intervenuti i cattivi, i Sith, che hanno combattuto con i bambini utilizzando le tecniche che gli sono state insegnate. Per cui uno spettacolo, ma non solo, nel senso che si può attivamente partecipare? Assolutamente, oltre lo spettacolo c'è l'interattività, l'intrattenimento, quindi la voglia di giocare sia con i bambini che con gli adulti proprio. La vostra prossima uscita in pubblico? La nostra prossima uscita in pubblico come scuola di spada laser ce l'avremo a Cartoomix. Cartoomix si terrà il 16, 17 e 18 di marzo alla Fiera Milano City a Milano. La domenica, la mattina, come scuola di spada laser saremo presenti sul palco e poi io personalmente sarò presente con Cosplay City, l'associazione di cui faccio parte, sono un socio fondatore, che gestisce i cosplayer proprio a Cartoomix. Il sabato con la Yamato Cosplay Cup, quindi faremo le selezioni per il campionato mondiale che si terrà in Brasile, e la domenica invece con il grande cosplay contest per tutti i ragazzi in costume. Bene, allora ci vediamo a Cartoomix. Assolutamente, grazie a tutti quanti di essere stati qui.